Stamani siamo qui per cosa? La salvaguardia della biblioteca di Forte dei Marmi a Palazzo Quartieri, che è questo. Abbiamo portato tutti un libro, io ho portato Genius Loci, che è un libro che mi ha regalato proprio Umberto dalle sue mani. E Genius Loci significa la salvaguardia dell'identità del luogo. Ora io vorrei dire che io questo libro l'ho letto, ma credo che forse il nostro sindaco si sia limitato a regalarmelo, perché se vuole salvaguardare un po' l'identità di Forte dei Marmi sarebbe bene che qui questi fondi ci venisse messa la biblioteca e non altri negozi. Grazie. Grazie. Questi sono i soldi che mancano al comune per aprire la biblioteca, 3 guinee, chiediamo. Vuole fare un appello al sindaco? Sì, se vuole 3 guinee, a testa le diamo, purché ci apra la biblioteca. Qui invece la Betta. Io ho portato un libro di Fabio Genovesi, che è uno scrittore locale, che ha scritto questo libro che è stato molto criticato perché è stato mal interpretato, secondo me, perché secondo me è una dichiarazione d'amore al paese, nel senso che è stravolto. Ne fa una foto molto realistica e comunque finché ci vive qualcuno il paese non è morto, questa è la sua conclusione, quindi non è affatto una critica ma è una fotografia. Basta così. Dobbiamo fare un appello al sindaco. Io vorrei che la biblioteca venisse inaugurata prima possibile, visto che i locali sono pronti, mancano solo i libri e siamo quindi pronti. Quindi demose da fa. Demose da fa. Grazie. Fulvio Quintavalle, anche lui è uno sempre presente in queste iniziative. Allora, che facciamo per salvaguardare questa biblioteca? Bisogna interessarci, lottare, perché senza lottare non si ottiene niente. Bene. Troveremo la reazione, vedremo di vincerla. Ci sono dei principi che dobbiamo tirare avanti senza scrupolo. Quindi stamani ti hai portato un libro per... Sì. Un libro per dimostrare che noi siamo amanti del libro e vogliamo che sia rispettato e vogliamo che lo venga rispettato dagli altri. E non possiamo confonderlo con la boutique, non si può confondere. Quindi non solo boutique, è sì. Lusso, anche cultura. Logico, noi vogliamo il biblioteca. È il sapere, insomma, la gente deve sapere. Ci vogliono ignoranti perché ci vogliono guidare come vogliono, ma noi non ci opponiamo a questa cosa e non è giusto. Vediamo. Ciao Virgilio. Ciao Nando. Allora anche te stamattina sono qui, venuta qua col mio libro, col tuo libro La Bibbia del Forte dei Marmi del Giannelli, che è un libro importantissimo che ci raccomandava di difendere il nostro Forte dei Marmi come l'hanno fatto chi l'ha costruito pezzo per pezzo dalle invasioni, no? Ecco, allora oggi andrebbe difesa dalle invasioni che sono di diverso genere, ma come queste, quelle più commerciali, no? E quale giorno migliore? Quello del centenario di Forte dei Marmi sarebbe stato per regalare la cittadinanza alla biblioteca, che è già pronta, con 5 anni di lavori, bastava arredarla e aprirla. Poi la biblioteca, noi ci aspettavamo, dopo 5 anni di lavoro, come aveva promesso l'amministrazione, che venisse fatto un grande centro della cultura, che sarebbe stato un fiore all'occhiello nella nostra città, che... Grazie. Invece, ancora una volta, l'invasione cercano di relegarci a piani alti e di dare poi appunto spazio a quello che è la commercializzazione e niente, lo sfruttamento dei nostri spazi, che invece dovrebbero essere spazi civili e di incontro. Dimmi. Facciamo un appello anche ai cittadini fortemalmeni di farsi carico di questa protesta. Esatto, di questa protesta, ma non solo, di quelli che sono i nostri diritti, di volerci incontrare, di essere un posto vivo anche durante l'inverno, durante l'estate, non solo per andare a fare la passeggiata nel centro commerciale all'aperto che è diventata Forte dei Marmi. Va bene, grazie. Grazie.
Corte dei Marmi. Marco, come mai sei qui? Sono qui perché intanto ho portato questo libro qua, che è Scrivere di Fabio Celovesi, del quale mi sono innamorato. Uno scrittore di Forte dei Marmi, che mi sono qua con questo libro per questo motivo qua, perché la biblioteca deve esistere, anche perché ragazzi giovani devono avere la possibilità di arrivare a fare questo, anche ragazzi forte marmini, di scrivere libri belli come questo qua. Spazio ai giovani. Spazio ai giovani, largo ai giovani. Largo ai giovani. E alla cultura. Soprattutto alla cultura. Grazie. Allora, Enrico Ghiselli, presidente del Forum Permanente. Forum Permanente. Senti, stamattina vedo che siete in tanti. Vuoi fare un appello al sindaco, alla cittadinanza, alle forze politiche locali? Sì, a tutti quanti. Mi sembra veramente inopportuno avere una struttura come quella appunto che abbiamo di fronte a noi, di Palazzo Quartieri, terminata ormai da un anno ed oltre, che poteva essere utilizzata fin dall'inizio la biblioteca comunale, funzione per la quale era stato fatto l'intervento, sia il progetto sia l'intervento edilizio con le ovvie spese. Invece siamo qua ancora a discutere se l'utilizzo consono sia questo oppure no. Ora sono venute fuori delle idee nuove all'amministrazione comunale di poter realizzare delle boutique. Ci sembra veramente inopportuno questa nuova idea, perché di boutique ne abbiamo enormemente in abbondanza a Iosa, e ci sembrerebbe molto più idoneo fare ciò per cui è stato realizzato appunto e sono stati spesi questi soldi, cioè la biblioteca. Questa è l'ubicazione che era stata scelta dalla stessa amministrazione che attualmente è in carica, per cui è abbastanza astruso cambiare idea ogni piasso spinto. Ci auguriamo che possano rivedere la proposizione, e abbiamo fiducia anche nei 50 cittadini che sono stati prescelti per dare una valutazione. Speriamo che si documentino adeguatamente e riescano a comprendere l'importanza di una biblioteca qui, anche per il fatto che i soldi sono stati spesi per realizzarla qua. In altri siti indubbiamente si dovrebbero spendere nuovamente altri soldi, e che non mi sembra che sia molto facente. Ecco, la spending review dovrebbe servire e funzionare per tutti, anche per l'amministrazione comunale. Grazie. Prego. Sindaco, la biblioteca! Sindaco, la biblioteca! Allora ci aspettiamo, siccome il processo partecipativo è partito anche grazie alla sua raccolta di firme, allora è dovere suo fare altrettanto come ha fatto il comitato rosso. Lo protocollo ci fanno cortesia. Io ho raccolto delle firme, allora anche c'è? Noi abbiamo raccolto firme con il comitato, l'abbiamo e allora vince il comune migliore, per correttezza, no? Almeno abbiamo quantificato. Siccome volevo arrivare a un certo numero per non sfigurare rispetto alle vostre raccolte. Allora faccia altrettanto per cortesia, le faccia anche lei, le protocolli, no? Andiamo di là, andiamo a soffermare. Andiamogliela a dire. E poi bisognerebbe vedere su cosa la raccolta le firme, capito? Confronto sui pro e contro, io siamo pronti. Ma scusi, ma riguardo a Villa Bertelli, sì. Ma per esempio un contro è che qui sono 5 anni di lavori, i soldi che ci avete speso, non hanno speso nulla per la biblioteca. Allora che ce lo dicano che non hanno speso nulla, fatemelo dire dalla cosa. Faccia lì.